Storia dell'alimentazione e bellezza. Do il benvenuto al nostro professor Normando Lombezzi, antropologo. Allora, questo titolo un po' particolare, come lo vogliamo spiegare ai nostri telespettatori? Perché sia l'alimentazione e sia la bellezza, nel corso dei secoli, sono state adeguate a seconda dei bisogni che la società aveva della donna. Per esempio, della donna, la sua bellezza, la sua unicità naturale non è stata mai presa in molta considerazione. Perché? Perché l'uomo, non ha avuto sempre, lo stesso canone di bellezza, perché quello che contava nell'uomo era la forza e non l'estetica. Però a seconda di come la donna veniva considerata nelle epoche storiche, cioè produttrice di figli, o come nel Medioevo si chiamava ventre. Sì, o esteticamente per valorizzare la famiglia o il gruppo di appartenenza, così è variata la bellezza, così è variata la sua alimentazione. Certo. Prendiamo le veneri preistoriche che abbiamo ritrovato nelle grotte anche in Francia, a Lascaux. Sono delle veneri che hanno delle forme sproporzionate, fianculo, esageratamente grandi, grosse, grasse. E questo perché? E anche le loro caratteristiche naturali, no? Il seno, erano sproporzionate, perché la funzione principale della donna nella preistoria era quella di mettere al mondo figli. Di allattare. E quindi la sua alimentazione, come i resti stessi delle grotte ci dimostrano, no? Se non era superiore, certamente inferiore a quella dell'uomo, non dovrebbe essere stata. Andando avanti incontriamo la donna, per la prima volta la donna diventa bella nella società egiziana. Non bella, diventa ricercatissima. Il corpo è esile, le forme si diminuiscono, però sono sempre appropriate al tipo di donna, il trucco valorizzato al massimo. Perché questo? Perché la società egiziana era una società schiavista, quindi viveva sul lavoro degli altri, e più tempo libero hai, più la bellezza, sia del maschile che femminile, come la puoi curare, certo. La puoi curare. E qui compaiono per la prima volta le cure per la pelle, il latte d'asina, non sto qui a fare dei richiami, conoscono come quello di Cleopatra. Certo. Compaiono le terre rosse d'ocra per truccarsi, compare la il cajal per farsi il rigonè, la valorizzazione dell'occhio, perché c'erano degli amuleti come quello del dio, no? Che venivano presi a protezione dell'individuo. E la domanda che si faceva alla donna dopo che era morta per accedere al paradiso, ma questo anche agli uomini, il Dio ha detto al trapasso delle anime, hai dato, quanta bellezza hai dato e quanta bellezza hai ricevuto. Perché la bellezza era una valorizzazione non solo della famiglia ma della società. Quindi anche l'alimentazione, si poteva mangiare di più o si doveva mangiare era di meno? Era un'alimentazione in cui si proibivano spesso le carni, no? Quelle ricche di calorie, per far sì... Qui si sta parlando sempre delle classi agiate, più che altro, quando si sta andando, perché le persone povere non hanno mangiato... anche le persone povere, per esempio, se pensiamo anche all'abbigliamento degli antichi egizi, anche le persone più povere avevano un abbigliamento molto ricercato e adeguato. Pensiamo per esempio al lino, no? Che era un indumento fresco, era un indumento bianco. Già il bianco ti dà un'idea dell'estetica molto valorizzata. Per arrivare poi alla Grecia. Stiamo parlando di un popolo avanti nella civiltà, Però andando avanti anche nella nostra storia, se io penso anche alle nostre origini, no? Etrusche, in cui le donne venivano tenute molto in considerazione. Gli etruschi riprendono proprio il modello egiziano, no? Appunto, delle acconciature, della valorizzazione della donna. Gli amuleti, i gioielli, vediamo le fibule. Il primo popolo che fa sì che le donne partecipino ai banchetti pubblici, non solo gli egiziani, ma sono gli etruschi, perché la loro origine è orientale. E addirittura le donne etrusche portavano sulle acconciature dei contenitori di profumo, no? Che per seduzione
facevano gocciolare piano piano sulle spalle, sulle spalle e sul collo. Tanto che i romani, per queste abitudini delle etrusche che vivevano insieme anche ai conviti, le ritenevano delle vere e proprie prostitute. Eh sì, avevano questa visione della donna etrusca. Però andiamo più ai giorni nostri, no? Io se penso, qui vediamo la Venere del Botticelli, quindi qui siamo nel Rinascimento, sì, cioè vedevamo anche da dipinti, si vede queste donne belle in carne, no? Anche dice qualcuno con la cellulite, ma erano dei canoni di bellezza all'epoca normali. Molto importanti, però sempre dei canoni di bellezza che riguardavano però una specifica rotondità della donna, come appare qui dall'immagine che abbiamo della Venere, il ventre. Ancora il ventre rispetto a tutte le altre parti del corpo è molto prominente, perché la donna era un ricettacolo per aumentare il gruppo, per far sì che dalla donna nascesse questo. Però nel Medioevo, prima ancora di Botticelli, c'era la completa svalorizzazione di questa bellezza della donna, perché la donna si doveva conformare quanto più possibile alla madre dell'umanità, che era la Madonna. E quindi anche a tavola la donna, per ritornare all'alimentazione, doveva fare la sua bella figura, non doveva svalorizzarsi e doveva cioè mangiare, come molti testi del Medioevo ci dicono, come un uccellino. Sì, infatti a tavola, ma questo succedeva anche nel Rinascimento, la donna a tavola, quelle benestanti non dovevano mangiare. Poco e niente, anche perché c'era una considerazione della donna che se avesse mangiato come un uomo, d'accordo? Non era nemmeno una donna da sposare, perché sarebbe stata un investimento economico sbagliato. Visto che abbiamo 27 secondi prima di concludere, veniamo ai giorni nostri. Abitino di Vespa. Qual è stato il momento in cui è cambiata? Nel 7-800. E l'immagine di donna che contribuisce più di tutti a questo cambiamento, per arrivare poi al Vitino di Vespa dei nostri giorni o degli anni 50, guarda caso è la principessa Sissi, la moglie dell'imperatore Francesco Giuseppe, che per ottenere questi risultati, d'accordo? Sì, i busti. Si metteva i busti in età molto avanzata, tanto da mantenere il suo aspetto adolescenziale fin da vecchia. Comunque voglio dire, i canoni di bellezza l'abbiamo scontato, sono cambiati in base all'epoca, in base anche alle usanze di ogni popolo, alla cultura. E anche per esempio all'uso che se ne faceva lavorativo della donna, se pensiamo per esempio che tra gli antichi romani e le prime civiltà, la donna era una perfetta contadina abbronzata che si nutriva di cipolle, di agli e di porri e di verdure molto forti. Poi arrivò Coco Chanel e mi si mise anche i guanti, perché le mani e il volto dovevano essere tutti bianchi. Perfetto. Allora io ringrazio il nostro professor Normando Lombezzi, antropologo, e di averci appunto fatto una storia dell'alimentazione e della bellezza della donna.